Erano gli anni della ripresa economica, gli anni 50. L'Italia e Fano erano usciti da poco dall'incubo della guerra e della fame. Le occasioni per gustare pranzi e pietanze particolari non erano all'ordine del giorno come oggi. Erano occasioni particolari e speciali che ne creavano il pretesto, la mietitura, un matrimonio, una ricorrenza o una festa paesana. Ed è proprio questo il contesto nel quale ha preso vita, in quegli anni, la festa dei quattro cantoni a Fano. Le anime e gli scorci della città più significative davano il meglio con ciò che avevano a disposizione, i vestiti della festa, un dolce particolare o la preparazione di pietanze solo per l'occasione. Era un momento per tutti, per mangiare e per assaporare cose diverse. Nel tempo poi la festa dei quattro cantoni a Fano si è trasformata e ha preso strade diverse e mescolanze varie, ma senza mai tradire il suo spirito, la fanesitudine. Quest'anno, giovedì e venerdì prossimi, in cinque scorci diversi della città della fortuna, le anime storiche di Fano, quella romana, la medioevale, la Fano rurale dell'Ottocento e il legame col mare, il porto o la nobiltà blasonata dei palazzi del centro, rivivranno il loro splendore e le loro specialità gastronomiche. Sono sicuro che verrà una cosa deliziosa, perché queste persone dietro me ce l'hanno messa tutta, veramente si sono impegnati con delle bellissime idee, delle bellissime cose. Sono veramente soddisfatto. Abbiamo lasciato i cinque cantoni, 4-5 come volete, quelli che erano tanti anni fa, 40-50 anni fa, dandogli una veste nuova, nel senso di un nuovo divertimento, pur lasciando le tradizioni del cibo, dell'allestimento, dell'andamento delle cose. Abbiamo solamente rispolverato e aggiunto delle cose per far divertire la gente. L'elemento aggiuntivo e distintivo di questa edizione è la gara, che aggiunge un po' di pepe. La gara dà sicuramente quell'incentivo in più ai vari cantoni che, gareggiando, tirano fuori quell'idea che forse può essere vincente, e l'anno dopo si vedrà, questa cosa ripassa di mano in mano, sempre al migliore.